Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, benvenuti al nostro notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In studio Massimo Bonella, collegato via Skype da Venezia, dalla redazione di pianetaoggitv.net, in stretta collaborazione con Radio Science TV RST, radioscience.it, per poter accedere ai programmi radiofonici e televisivi via internet. Di turno questa sera la regia di Modena, saluto Ugo Moreno. In primo piano, celebrazioni della giornata del ricordo. In occasione della giornata del ricordo si sono svolte diverse manifestazioni celebrative fra Roma, Trieste, l'Istria e il Quarnero. A Roma, presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la commemorazione si è tenuta con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Pietro Grasso, con l'intervento di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, a nome dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Alle commemorazioni ha partecipato il Presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin. A Trieste, oltre alle cerimonie tenute presso la foiba di Monubrino e la foiba di Basovizza, con la presenza delle autorità civili e militari, la memoria dell'esodo è stato onorato con l'elaborazione di calendario di eventi che avranno luogo per tutto il mese di febbraio fino all'evento conclusivo Voci dalle foibe, musica e poesie, per non dimenticare in programma il 3 di marzo. Altre manifestazioni in ricordo delle foibe e dell'esodo sono state programmate dalle comunità degli italiani, quali la comunità degli italiani di Umago e la comunità degli italiani di Pola. Giriamo pagina. Ricordo a tale proposito comunque che, prima di andare avanti con le notizie, che sarà previsto un programma speciale su questo ricordo delle foibe a cura della redazione di Pianeta Oggi TV in collaborazione con RST Science, che andrà in onda sul circuito delle televisioni regionali e radio in FM stereo per nord-est d'Italia, quindi tutto l'Alto Adriatico, Centro Italia e Sud Italia. Questa, diciamo, la nostra zona di copertura del circuito Pianeta Oggi TV. Dunque, proseguiamo. Rovigno. Si sono tenuti mercoledì 7 febbraio presso la sede della Comunità degli Italiani di Rovigno i lavori della 11ª sessione ordinaria dell'Assemblea Unione Italiana. L'ordine del giorno è stato evaso dall'Assemblea con un'approfondita discussione relativa alle modifiche da attuare al piano finanziario 2018 approvato nel corso della precedente seduta. Le molteplici proposte pervenute verranno elaborate dalla Giunta esecutiva presieduta dal Presidente della Giunta esecutiva Maurizio Tremur nell'assestamento del piano finanziario 2018, che verrà presentato nella prossima seduta dell'Assemblea prevista per il 26 febbraio. Nel corso dei lavori sono intervenuti il Presidente dell'Unione Italiana Furio Radin, che ha confermato la disponibilità dei finanziamenti provenienti dal Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e dall'Ufficio per i diritti umani e delle minoranze nazionali del Governo a favore della comunità nazionale italiana, da Presidente dell'Università Popolare di Trieste Maria Cristina Benussi e il Direttore Generale dell'Università Popolare di Trieste Fabrizio Somma, i quali hanno confermato l'importanza della collaborazione fra UPT e Unione Italiana. All'Assemblea ha inoltre partecipato il Presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana Autoctona della Regione Istriana, Gian Claudio Pellizzer. Il Comitato Nazionale ha approvato la partecipazione dei brani in lingua italiana in una categoria a parte del concorso Europa Scuola. La decisione è arrivata in seguito alla segnalazione presentata dalle professoresse Patrizia Ptacco, consulente superiore per la comunità nazionale italiana, e Gianfranca Suran, consulente superiore per la lingua italiana, per la lingua italiana lingua materna, nel corso della sessione della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana dello scorso 17 gennaio e alla conseguente richiesta inviata dalla direttrice della SEI San Nicolò, Iva Bradasca Cozul,
agli organizzatori del concorso di approvare un emendamento al bando che permettesse la partecipazione degli allievi delle minoranze nazionali al concorso scrivendo i testi della lingua della minoranza nazionale. Il concorso è suddiviso in tre categorie, letteraria, musicale ed artistica, a ciascuna delle quali possono partecipare gli alunni delle scuole elementari, medie superiori e i ragazzi dai 18 ai 21 anni. Ci spostiamo a Buie. Si sono tenute domenica scorsa le elezioni della Comunità degli Italiani di Buie per il rinnovo del suo quadro dirigenziale. A vincere è stata la lista San Servolo, capitanata da Edi Kovacic, che si è aggiudicata 8 dei 15 seggi in assemblea. 6 seggi vanno invece alla lista Insieme per la Comunità di Irneo Celega e sarà consigliere anche il candidato singolo Corrado Dussic. Fino a venerdì 16 febbraio è possibile inoltrare eventuali ricorsi, mentre la convalida delle elezioni avverrà lunedì prossimo e entro il 23 febbraio il neoeletto Consiglio dovrà riunirsi in seduta costitutiva, durante la quale verrà eletto il nuovo presidente del sodalizio. Dunque, ci spostiamo adesso ed entriamo nel carnevale. Anzi, le comunità degli italiani hanno festeggiato il carnevale organizzato Balie e partecipando alle sfilate cittadine. La comunità degli italiani di Fiume, dopo aver festeggiato l'evento serale presso Palazzo Modello, ospitando una delegazione dei cittadini di Este, comune italiano gemellato con il comune di Fiume, ha sfilato per le vie della città nel tradizionale gruppo Circolo Este. Altri eventi carnevaleschi sono stati organizzati dalla Comunità degli Italiani di Pirano con la 16ª edizione del Gran Ballo della Comunità degli Italiani di Gallesano e dalla Comunità degli Italiani di Umago con un ballo in maschera dedicato ai bambini. C'è ancora una notizia: Pirano, giovedì 8 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale della Cultura, la connazionale Fulvia Zudi è stata insignita dal sindaco della città di Pirano, Peter Bosman, del premio Tartini, il più alto riconoscimento culturale assegnato dal comune. Durante la serata celebrativa, Fulvia Zudi ha ringraziato per il premio, giunto a sorpresa, la presidente della CAN di Pirano, Nadia Zigante, e la presidente della Comunità degli Italiani di Pirano, Manuela Roic, e affermando che questo premio rappresenta per lei un incentivo nel continuare la sua attività di artista e di organizzatrice di eventi culturali. Alle 19:53 è tutto, vi segnalo più tardi alle ore 23 circa, diciamo nell'arco, potremmo dire dalle 22:45 alle 23:20, il nostro settimanale in versione televisiva che viene trasmesso sulla televisione terrestre interregionale Video Telecarnia. Alle 19:54 è tutto per quanto riguarda il notiziario dell'Istria, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Ringrazio anche coloro che ci seguiranno per tutte le repliche, ogni giorno sempre alla stessa ora, escluso il martedì. Vi lascio ora con la nostra programmazione, vi segnalo però c'è ancora un appuntamento da segnalarvi, attenzione, alle 22 il programma di approfondimento Osservatorio Antimafia. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito e buonasera.